Prova, prova, Angelo duro, prova. Tu Prova, sei prova. pronto? Se Io sei sono pronto, tu. pronto. Prova, prova, prova. Allora, oggi qui in redazione di Otcorn abbiamo un ospite molto speciale, Angelo Duro, che è partito proprio ieri sera qui da Milano con il suo nuovo spettacolo teatrale che si chiama Da Vivo. Ciao Angelo, come stai? Bene, Sei bene, sto bene, sopravvissuto sono alla tranquillo, sì. prima? Sì, Come si sente il giorno dopo? non lo so, cioè, c'ho un sacco di emozioni in corpo Ma c'è un perché. peso che si è. Sì, no, io credevo che appunto le persone mi picchiassero oppure. Insulti. Sì, invece no, cioè, c'è sempre questa cosa dell'affetto. Io più sono, come dire, scontroso, sono sempre. Cioè, sì. Volutamente antipatico Sì, anche a volte sei, cioè, no? non mi mostro mai, come dire, come l'educazione ci costringe ad essere, no? Per vivere in una Cioè, diciamo che non società. sei mai ipocrita, possiamo dirlo? Ma diciamo che l'ipocrisia è un elemento che occorre necessariamente nella società perché lo ritengo un lubrificante, cioè è il lubrificante per i rapporti sociali. Senza l'ipocrisia non potremmo sopravvivere, per cui. Però è bello ridere dell'ipocrisia. Però non ne puoi fare a meno l'ipocrisia, Sono cioè come le bugie bianche, alla fine devi dirle per sono poter vivere. necessarie per la sopravvivenza, quindi Cioè, quindi puoi dire che è bello da essere così. qui a Otcorn, sono proprio contento Sì, di. sono Era il mio so erano felice, anni proprio cioè che potevo stare in non. albergo a dormirne, ma a dormire, scusa, ma che chi Perché? assolutamente no, io Quando. qui volevo stare Hai detto perché perché devo stare in albergo a riposare, non ha senso, no, certo. io mi sveglio, vengo a fare un'intervista, cioè un'intervista, una chiacchierata, quello che è questo. Senti, allora, questo spettacolo teatrale che poi andrà avanti fino al 21 aprile, che si chiude di nuovo a Milano, 18 città, 18 date, viene da un libro, dopo un libro, che ha avuto molto successo. Te l'aspettavi anche il successo del libro? No, perché Ma la tu di base ti gente. aspettavi qualcosa? Io di base non aspetto. No, io non sono. Mi piace partire proprio dalla terra, cioè dalle aspettative totalmente Essere molto sotto. concreto, cioè. Sì, non sono uno che. Sono ottimista, ma sono pessimista allo stesso tempo. Non. Cioè, sei un realista, sei molto attento a quello che Sì, succede. io sono concreto. Se una cosa è buona, ti devi impegnare affinché quella cosa venga buona. Cioè, non è che puoi preparare un piatto di pasta e aspettarti che qualcuno dica è buono solo per farti un piacere. No, è più bello quando qualcuno te lo dice perché tu a quella cosa ci hai, come dire, lavorato, ci hai pensato, ti sei posto il problema. Certo, e se ti dicono se sta pasta fa schifo, non ti offendi. Niente, avete gusti di merda. Senti, a me affascina molto la tua traiettoria, perché tu parti dalle Iene, poi fai una deviazione anche al cinema con Tiramisù, Fabio De Luigi, e poi prendi questa nuova via, che ovviamente penso era preventivata, no? Cioè. No, non era preventivata, però era la via più giusta. Diciamo che tutte quelle cose che ho fatto prima sono servite a portarmi a fare quello che io. Sto facendo adesso, volevo essere adesso perché fondamentalmente non è fare, è essere, cioè la mia marcia in più è essere una cosa, essere quella cosa, essere riuscito a crearmi questa identità, questo modo per raccontare le mie cose senza che, come dire, la pretesa di far ridere le persone perché devi fare le battute, non me ne frega di fare il comico, cioè io non. Non mi sento comico. Infatti sei una via di mezzo, non sei un comico a tutti gli effetti. Anche lì bisogna analizzare il significato del comico, chi è il comico, cos'è il comico, cosa fa il comico. Fondamentalmente, io credo che appunto chi comunica deve trasferire delle informazioni a chi ascolta e se quelle informazioni. Che positive, negative, devastanti, non devastanti, arrivano con, come dire, con una Con risata, vuol dire credo che che ci sei riuscito. arrivino più in fretta. Quindi a me piace far questo, parlare, discutere di cose che sono
intoccabili fondamentalmente. Ma tu, tu ieri sera sei venuto a vedermi, mi hai detto, e quindi sentirmi più che altro, perché da vedere non c'è niente. Esatto, a me piace dire proprio lì. A sentire, cioè. Infatti, perché sei solo tu con l'asta del microfono di fianco, il microfono in mano, non c'è niente dietro, scenografia zero. Sì. Ma tu hai dei riferimenti, c'è un po' una cosa da stand-up comedian all'americana, un po' portato poi all'italiano. Tu c'hai dei no, dei no, miti, guarda, o... io non, cioè, è anche una parola che non mi piace molto, questa cosa dello stand-up. No, io il mio punto di riferimento sono gli scrittori, quindi io, a me piacciono le storie, mi piace raccontare la realtà, la vita con un proprio punto di vista, no? Che è quello che fanno gli scrittori, è quello che fanno i narratori, quello che fanno i registi che scrivono anche appunto le sceneggiature proprie, no? Su come percepiscono la realtà, il mondo o determinati argomenti e come loro ce li mostrano. Io, chi sono i tuoi preferiti scrittori, tipo? C'è sul tuo comodino? No, è perché poi adesso ho paura che risulti io un intellettuale, capito? Poi le persone dicono: ah, questo dicono, è colto, guarda, allora non mi piace, non lo vado a ipocrita. Vedere. Ipocrita. Esatto, quindi non ti posso rispondere dopo a queste domande. Dopo me lo dici alla fine. Dopo. Sì, dopo, okay, sì, dopo sì. Però no, non leggo io, ragazzi, no, assolutamente. Non c'ho neanche la libreria a casa. Niente. No. Ma scusa, un riferimento invece di quella roba lì di teatro, cosa ce l'hai o non ce l'ho? No, non ce l'ho anche quella, perché, ripeto, la cosa che io mi sono creato... Cioè, non è. La mia idea è: io sono uno della strada, uno che ha come dire, una sua storia da raccontare. Chi è Angelo? Da dove viene? Tu dici quella roba lì è solo tua. È solo mia. Non... Cioè, sì, non parte da un pensiero. Vado a fare il comico, faccio il comico. No, in passato sì, perché magari volevo fare, insomma, questo tipo di percorso, ed ero più debole. Adesso sono molto più forte, proprio perché mi sono distaccato da questa cosa di pensare al comico, alla comicità, a fare, come dire, a ridere per forza, l'intrattenitore, perché poi il rischio è che quando fai queste cose, che appunto pensi alle battute da dire, non più alla storia, al percorso. Sì, cioè inizi a subire questa cosa del... Certo, l'ossessione della battuta, sì, l'ossessione, sì, della risata. Io sì, li odio, proprio i comici mi fanno schifo, cioè non riesco... Appena c'è uno, quello è comico, io sto male. Sì, sì, perché devi ridere per forza? No, non è un fatto di ridere per forza, è un fatto di arroganza, cioè io conosco persone che non fanno questo mestiere, che sono molto più divertenti di persone che... vanno davanti alla telecamera o che vanno sul palco e si ostinano con la giacca lucida o col gilet o a fare questa cosa, e poi utilizzano anche molti, soprattutto dalle nostre parti, il moralismo. Sono molti moralisti, devono, come dire, dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire per avere quella cosa di sì, assicurazione. Io sono come voi, siamo tutti uguali, siamo in una società che... E invece no, cioè bisogna guardare proprio, secondo me, in un'altra prospettiva. Infatti, ed è lì, da questo lì punto di vista che sei più scorretto anche, sei volutamente più scorretto anche. Adesso non vogliamo dire troppo nello spettacolo. No, no, però, ma figurati. Però, non è insomma, che... dici delle cose anche, no, che magari uno ride e si sente però... quasi a disagio. Io ho visto persone ieri che ridevano, però poi si chiedevano anche perché ho riso, dovevo ridere? Sì. È morale che io rida di questa cosa? Però è lì che vuoi arrivare tu, secondo sì, me. Sì, voglio arrivare lì, però a questa cosa, anche questa cosa va fatta bene, nel senso che è facile andare sul palcoscenico e sparare a zero su argomenti che sono intoccabili e parlare di cose che sono... Ah, tu dici anche troppo facile per andare troppo facile a fare... è difficile parlare di queste cose senza che nessuno si offenda, o premesso che l'offesa è sempre personale, perché tu quando ti offendi di una cosa ti offendi di quella cosa perché ti tocca, perché è una cosa che stai vivendo, e quindi se non sai ridere di quella cosa che stai vivendo, evidentemente quella cosa per te è troppo dolorosa, certo. ed è un problema, e invece per allontanare questo dolore dovresti ridere, perché
l'essere umano è capace di fare due cose, piangere e ridere, a differenza degli animali, che forse solo soffrono, non ridono, non hanno la risata. Cioè, l'uomo deve ridere per non impazzire e per allontanare le sue paure, le sue cose. Raramente, soprattutto in Occidente, perché c'è anche un fattore culturale, si riesce a fare questa cosa. E quindi si diventa tutto un po'... cioè, per noi è assurdo ridere di cose che ci fanno male. Ed è giusto. Questo era un po' da intellettuale, però, eh? Sì, dobbiamo smontare dopo alla fine, in fase di montaggio, poi la stacchiamo. Ma sei sorpreso però da questo successo? Cioè, tu hai avuto un percorso, alla fine potevi stare in televisione, potevi fare quella roba lì, che forse era anche la strada più facile. Hai scelto invece, quello che dicevo prima io, senza rete, perché se andava male qui, insomma, diciamo che poi tornare anche indietro non era più difficile. Invece hai scelto una strada anche non facile, nel senso esatto. Che sei sorpreso dalla gente anche ieri che ti ha applaudito, cioè c'è gente che si vede che ti seguirebbe, non dico ovunque, però insomma sono proprio fan. No, infatti anche per me questa cosa è sorprendente ed è stato appunto, hai proprio capito benissimo, cioè per me non è stato facile perché io appunto ho fatto delle esperienze televisive positivissime, bellissime, che insomma sicuramente hanno contribuito a rendere, a portarmi dove sono oggi, però io poi avevo capito che era una strada che, cioè, non, guardandomi un po' intorno, mi rendevo conto che alla fine avrei fatto un certo tipo di percorso che ho già visto fare a moltissime persone della mia generazione e che non dicono niente, non sono veramente, spesso dico questa cosa molto volgare, inseguono più la parte economica, quindi una volta che poi ti compri la macchina, ti compri la casa e tu sei contento e pensi che me ne frega a me, invece a me no, perché comunque non, la macchina non me la sono comprata, sto ancora in affitto, però adesso, visto dopo lo spettacolo di ieri sera, adesso la comprerò anch'io. Come dire, io volevo fare, cioè, e voglio fare una cosa che, di cui non mi vergogno, che sta bene a me, perché io sono uno di quelli che rompe le palle quando va al cinema e vede un film di merda, ci rimane male. Ah, ok. Malissimo. Okay. Cioè, quindi sei un integralista da quel punto di vista. Decisamente. Quindi mi metto nei panni di chi spende 35 euro, 40 euro per venirmi a vedere e passare una serata con me e poi esce da lì. Dice, vabbè, quindi è quello, io, questa è la mia paura più folle, è questa, deludere, cioè, le persone perché non mi sono impegnato in una cosa, perché non ho lavorato, e quindi io finché questa cosa non è perfetta, che va bene, cioè per me, cioè dico io, mi chiedo, io pagherei per vedere questa cosa, se sì, ho superato il test, perché io, fidati, sono la persona più distruttiva nel lavoro, nelle cose che vedo. Io sono proprio... Ma più che altro sei fuori moda, perché sei autocritico in un momento storico in cui praticamente nessuno è più autocritico, non esiste più l'autocritica praticamente. Invece tu comunque sei molto esigente. Ma non esiste anche nei confronti di te stesso, prima che... Ma perché siamo, insomma, stiamo vivendo questo periodo in cui l'ego è... come dire, è altissimo, cioè, potenziato dai social, potenziato da qualsiasi, esatto, cosa. Oggi siamo tutti, no, siamo tutti in vendita, quindi in vetrina, ogni persona, esatto, è in vendita, e quindi devi mostrare tante cose di te che prima magari dovevi tenere nascoste. Adesso, siccome lo fanno tutti, poi tu ti senti a disagio, dici, fai il fotografo, e perché non pubblichi le tue foto così gli altri le vedono e poi ti cercano, cioè questo è il concetto. Perché forse non sei così bravo e quindi tieni nascoste le tue fotografie, no? Uno può pensare anche quello, purtroppo. Quindi io sono il primo hater di me stesso, io mi odio in una maniera incredibile. Questa puoi metterla sotto il come quote sotto il manifesto, sì, del... Pensa che mi sono bannato da solo. Questo non... Senti, apriamo il capitolo cinema. Tu hai avuto un'avventura, diciamo, un film con Fabio De Luigi. Il debutto era di Fabio De Luigi, Tiramisù. Com'è andata? E soprattutto, che rapporto hai col cinema? Ti piace o... Mi piace moltissimo, però mi piace quando è fatto appunto
dove alla base c'è un'idea, una scrittura, un rispetto del mestiere, del lavoro, dell'industria cinematografica, che secondo me in Italia manca, perché mancano le teste, mancano gli autori, quindi si fanno cose che durano quelle 2 o 3 settimane e che poi, non, a parte quei pochi casi, ti vai a rivedere perché dici: ah, lo sai che è stato bello, me lo riguardo. Perché quindi, ma tu che spettatore, da spettatore, cosa ti piace? Quali sono i tuoi film cult? Devo fare il nerd o l'intellettuale? No, puoi fare quello che vuoi, tanto qui insomma noi siamo, appunto, come hai visto, da Kubrick a Fantozzi, quindi sì. No, beh, io, per me il cinema italiano, a parte insomma chiaramente i vari Monicelli e compagnia bella, cioè per me l'espressione comica totale cinematografica è stata Fantozzi, sicuramente, perché Paolo Villaggio è stato il genio che ha utilizzato questa maschera per raccontare, come dire, l'italiano attraverso l'iperbole, e quindi facendo vedere agli italiani come siamo, perché ha ingigantito la realtà, e quindi, come dire, è riuscito a far ridere gli italiani di se stessi, cosa che insomma raramente si riesce a fare, perché, ripeto, è un fattore culturale riuscire a ridere di noi stessi. E poi basta, cioè, guardo cinema americano, guardo, vabbè, io guardo anche cose un po' più, cioè mi piace guardare le cose dei festival, cioè film indipendente, sì, quello... cose che, strane, cose. Beh, ci piace. Tipo, dici un po' di titoli, che tanto. Ma noi adesso qua... l'ultima cosa che hai visto. L'ultimo che avevo scoperto prima che poi diventasse, uscisse anche al cinema in Italia, era Parasite. Ah, beh, certo. Adesso sei nomination all'Oscar, adesso è diventato, sì, il nuovo fenomeno. Questo era un film, insomma, che io l'avevo visto in lingua originale, cioè non in coreano, era in coreano, però sottotitolato, ed era, insomma, cioè, piaciuto? È eccezionale, perché chiaramente lì si vede che c'è un interesse a fare o a raccontare delle cose senza per forza utilizzare il linguaggio che noi siamo abituati a. Prima di fare un film in Italia, un produttore ti chiede: ma quante battute ci sono? Ma c'è un'attrice famosa? Questo, cioè, non è che ti chiede: ma che film farai? Qual è l'idea? Quindi ti piace essere sfidato anche da spettatore, però? Cioè, ti piace vedere anche delle cose che ti mettano... Sì, sì, ma assolutamente. No, io, cioè, il mio intrattenimento è questo. Mi piace guardare cose strane, cose che piacciono solo a me, cose... Questo, mi piace passare... Cioè, il tempo... Tipo del cinema coreano, film giapponesi, cose indie americane, film francesi anche, cose così. Sì, sì, i francesi mi piacciono anche, sono anche... Cioè, riescono a fare una commedia oggi che è migliore di quella italiana. Perché diciamo che le loro sceneggiature di media sono sempre una spanna sopra, no? Sì, e loro sono molto cinici nei confronti della realtà, utilizzano tematiche tipo Quasi Amici, no? Sì, quello, certo, è stato, certo, che è stato uno dei film più famosi degli ultimi anni. Quello, quando lo vidi 10 anni fa, mi pare che uscì, sì, circa 10 anni fa. Cioè, fu sconvolgente utilizzare un tetraplegico e rendere questa coppia così divertente, e poi tante altre cose. Cioè, loro... Tra l'altro, non facendo fare a Omar Sy, al ragazzo di colore, la parte del buono, no? Comunque anche in quel ritratto, sì, non era moralista, anzi, no, dal punto no, di vista no, infatti, no. Quando c'è la morale non si ride. Quando c'è la morale diventa tutto... Cioè, secondo me anche il pubblico si allontana. Perché il pubblico non vuole sentire la lezioncina da chi sta in cattedra e dice: adesso io vi spiego come funzionano le cose, oppure voi non avete... Questo non si fa, non avete riflettuto su questa cosa. Tu fai riflettere le persone quando sei scorretto. Perché...
è lì che azioni cambi il percorso. Un meccanismo. Quindi a me piace questo e insomma... È quello che vuoi fare. Ma in futuro ti piacerebbe fare cinema? Se ti chiamano... Sì. No, no, io non so se... Cioè, se questa leggenda di essere chiamati, ripeto, in Italia è una cosa che... Io... A me piacerebbe fare il cinema nei miei progetti e sono sicuro che lo farò con questa cosa che sto facendo perché... insomma questa cosa che mi sono creato in teatro io ritengo che sia molto vicina al linguaggio cinematografico perché io non utilizzo come dire sono un personaggio abbastanza asciutto sì, da sì. determinati tic determinate come dire movenze, linguaggio, esagerazioni che generalmente il comico utilizza, no? Specie in teatro, che poi al cinema non funzionano, perché quando tu al cinema inizi a fare tutte quelle cose esagerate, inizi a fare il comico al cinema, non funzioni, cioè più esageri al cinema più fai cagare, cioè, scusa se dico questa cosa, però io credo che sia così. E quindi... Tu ti immagini quella cosa lì portata al cinema in un modo tuo comunque, cioè sì. la cosa tua portata al cinema? Sì, dove cioè io non faccio fatica a... Poi ripeto, a parte che servono le storie, perché se non ci sono le storie non si... Cioè, poi alla fine se non ci sono storie le sceneggiature sono solo battute e i film di battute senza le storie non piacciono a nessuno perché... Sono migliori i film con le storie, con meno battute, perché tu segui la storia, che i film di battute. Cioè, è una cosa così semplice che ancora cioè, negli ultimi 20 anni in Italia non si vuole capire, no? Che le battute fanno schifo. Cioè, le battute sono la morte di tutto. Cioè, bisogna pensare alle storie. Cioè, abbiate l'umiltà di dire... Non faccio ridere meno, però ti voglio raccontare la mia storia e il mio punto di vista. Invece no, appena le persone, cioè chi fa questo, pensa un'idea, pensa subito alle battute da mettere dentro, perché dice qui ridono, qui ridono, qui faccio la risata, qui c'è la risata, qui però carichi un po'. E questo, cioè, magari sto dicendo le cose strane. No, però io la penso così, Assolutamente, senti, faccio l'ultima domanda. Il tuo rapporto con i social anche è molto singolare, nel senso tu hai 200.000 follower su Instagram e alla fine lo usi quasi al contrario, no? Quasi fai l'antipatico anche lì, cosa che ti viene anche bene, diciamo, no? Nel senso però sui social, ma è singolare il fatto che appunto, come dicevi tu prima, in un mondo, in un'era digitale fatta di hater, alla fine mettendo in scena che quel personaggio lì, tutti ti... Poi sotto ho letto i commenti e sono tutti complimenti, sei in grande, così. Non è che sotto c'è qualcuno scrive insulti o... Guarda, anche questo tema è un tema che, insomma, per me lascio il tempo che trova, perché dettare questi numeri non quantificano la qualità di una persona, no? Perché oggi ci sono persone più sconosciute di me che hanno più follower di me e che però se mettono un manifesto in teatro non vendono un biglietto. Cosa significa questo? Significa che avere dei follower non è difficile, tutti possono averli perché è gratuito. Cioè se io ti metto segui, no? Sulla tua pagina è tanto che mi costa, niente. E tu puoi avere la possibilità di raggiungere il pubblico perché ci sono dei mezzi per raggiungere il pubblico. Tu vai l'accesso è libero, in Piazza Duomo, metti una foto e poi tagghi Duomo, no? E poi le persone vanno sulla home, vedono la tua foto, magari gli piacciono, dice questo che fa e ti seguono. Okay? Ci sono le hashtag, ci sono i tag, poi le persone stanno tutto il giorno così perché hanno capito che è diventato un mezzo per con il quale si può guadagnare, vivere, quindi è proprio una continua ricerca di consenso, sì, di affermazione, no? Consenso. Quindi io credo che
questa cosa non valga più zero, cioè non valga più, si è ritornati indietro. Mentre anni fa era una cosa che ti dava modo di esprimerti, no? Cioè, tu dici la corsa dell'oro è finita, cioè c'è stato quel Sì, periodo. ormai sono usciti tutti allo scoperto. Cioè, tanti anni fa c'era, se volevi dire qualcosa dovevi andare in televisione, per andare in televisione dovevi fare un provino, piacere agli A addetti ai qualcuno, lavori, sì. Esatto. e questi ti devono dare la possibilità per fare la cosa che dovevi fare, no? Quando è arrivato il web, invece, se tu avevi qualcosa da dire, ti mettevi davanti alla telecamera e la Aprivi il dicevi. canale. Piace per le persone, hanno iniziato a seguirti, no? Oggi tutti possono avere la possibilità di dire qualcosa. Il problema è che nessuno dice niente, perché è un'omologazione Del consenso, tutti vanno Esatto, verso. tutti si copiano l'un l'altro per cercare. L'obiettivo è il consenso, avere follower, perché poi io faccio la sponsorizzazione, faccio la pubblicità. E quindi questo è un argomento che a me non mi interessa, proprio zero. Cioè, io non sono in competizione con questa gente, per me cioè, non li vedo proprio, non Ma si esistono. capisce anche però dal tuo Cioè, profilo poi. ma assolutamente. Il mio profilo è come se fosse il mio sito internet dove dico: ho fatto la data, sono qui, sono là. Se volete venire, pagate, mi venite a sentire. Non me ne frega niente. Cioè, non sto lì a convincere la gente. Io la gente la convinco con il lavoro che faccio a casa e poi quando vado in scena. Questo è la mia presunzione, deve essere solo questo, non deve essere taggo perché così questi mi vedono, taggami, ti raccomando, così, scrivimi, no, zero, cioè questo è proprio, è un mondo che, come dire, un escamotage, c'è cioè una strada che oggi Tenuta per cavolo. credono possa essere alternativa per arrivare ad ottenere delle cose, ma in realtà non è così, perché il teatro esiste da Da 1500 sempre, anni, no? sempre. La televisione esiste da il cinema da più di 100 anni, la televisione da 60. 70, 70, 80, e il web da 20 anni, i social network da 10, no? Il teatro è A lungo, sopravvissuto esatto, a 1500 tutto. anni. Quindi questo significa che se fai bene il teatro, se vai bene in teatro, se lavori bene in teatro, sicuramente, insomma, La strada da la fare c'è. strada, questi ultimi, come dire, queste ultime finestre, questi ultimi luoghi dove poterti esprimere, ammesso che tu ti esprima, non si sa. Si possono essere ancora di passaggio. Sì. Allora, noi ringraziamo Angelo Duro da vivo a teatro. A noi ci hai convinto, quindi basta. Ci sei anche simpatico nonostante la tua antipatia. Dopo devi No, farci ormai però sono l'elenco degli bravo. scrittori. Uno scrittore ce lo dici prima che uno, solo uno, quello proprio. Dai. Allora, beh, non so. Quello Allora, più pop, dai, quello più. beh, più pop ha scritto un libro solo, è Ah, Salinger, beh, ed è il giovane chiaramente con un Holden. libro solo ha Quindi tu fatto. sul comodino c'è anche il giovane Holden. Vabbè, questo però posso dire che c'ha un senso comunque. È Sì. uno dei miei libri preferiti anche, quindi lunga vita. Angelo Duro da vivo, le date le trovate sulla pagina Instagram e anche su Hotcorn. Tornerai poi? Dove? Qui. Ah, se volete, sì, tanto. Credo di aver già detto tutto, però se volete, sì. Noi la porta è sempre aperta. Grazie Angelo Duro da Grazie, vivo. grazie.